Ciao! Benvenuti al primo appuntamento con lo Yoga Bimbi. Lo yoga è una disciplina molto bella che ci aiuta a stare bene, ci aiuta a rilassarci, quindi aiuta a stare bene nel corpo e nello spirito. Faremo due esercizi. Il primo è la respirazione profonda. Il secondo è la posizione dell'albero con cui sfiderete uno dei vostri familiari. Potrete sfidare la vostra mamma, il vostro papà, il vostro fratellino, la vostra sorellina, oppure farlo tutti insieme. Ovviamente, se nessuno vuole partecipare, non fa niente, lo farai tu da solo. C'è bisogno di pochissimo spazio. Io mi sono seduta a terra con le gambe incrociate all'indiana. Guardate. Fatelo anche voi. Quindi incrociate le gambine e impariamo innanzitutto la respirazione profonda. Dobbiamo fare 10 respirazioni profonde, solo 10. Profonda vuol dire che mando dentro tutta l'aria che posso, gonfiando il mio pancino come un palloncino, e poi tiro fuori tutta l'aria che posso. La dobbiamo mandare dentro attraverso il naso. E poi la tiriamo fuori attraverso la bocca, ma non velocemente con un soffio, ma lentamente, finché non c'è più neanche un filino d'aria, quindi la dobbiamo tirare fuori tutta. Allora, siamo pronti? Vi siete seduti per terra? Vi siete messi comodi? Avete incrociato le gambe? Benissimo, adesso appoggiate le vostre braccine sulle vostre ginocchia. Rilassatevi e, se potete, chiudete gli occhi. Suggerimento per la respirazione. Pensate a due cose, una cosa molto bella e una cosa molto brutta. Una cosa molto bella potrebbe essere, ad esempio, il sole, l'estate. Una cosa molto brutta potrebbe essere, non so, il buio, la paura, il coronavirus. Bene, quando respirate, o meglio, quando inspirate, pensate alla cosa bella e mandatela tutta dentro. Poi vi fermate un secondo e pensate alla cosa brutta e la tirate tutta fuori. Completamente fuori. Va bene? Iniziamo con la prima inspirazione, cioè mandiamo dentro tutta l'aria. Quando il pancino è completamente pieno, vi fermate un momento e poi piano piano, attraverso la bocca, tirate fuori tutta l'aria. Dentro. Fuori. Dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Siamo. Adesso vi siete rilassati, possiamo passare alla posizione dell'albero. E adesso preparatevi alla sfida con la posizione dell'albero. Per fare la posizione dell'albero ci metteremo in piedi. Come un albero avrete un tronco e il tronco sarà una sola vostra gamba. Quindi rimarrete in piedi con un solo piede. Allora, siete pronti a trasformarvi in alberi?
braccia. Dicevamo quindi che il tronco è costituito da una sola vostra gambina, quindi l'altra, piegando il ginocchio, la solleverete e la tenete vicina all'altra gamba. Non la avete, eh? Benissimo. Adesso guardate davanti a voi. Cosa c'è? Un quadro? Un mobile? Una TV? Benissimo, scegliete un punto e fissatelo con gli occhietti. Fissatelo, perché questo vi aiuta a concentrarvi e soprattutto a mantenervi in equilibrio, evitando di barcollare e perderlo completamente l'equilibrio. Quindi, fissate un punto, sollevate la gambina, respirate profondamente, solleviamo le braccia, uniamo le mani in posizione di preghiera, le tiriamo più su possibile verso il cielo e manteniamo l'equilibrio. È partita la sfida, bambini. Mi raccomando, concentrati. Tenete gli occhi sul punto. Se perdete l'equilibrio, vuol dire che non vi siete concentrati abbastanza. Bene, chi ha vinto? Ora facciamolo con l'altro piede. Cambio gamba. Ricominciamo, continuate a guardare il punto. Sollevate le braccia, unite le manine. Mi raccomando, tirate più su possibile le mani, eh? Vi state concentrando? State guardando sempre il punto fisso? Bene, la sessione di oggi è terminata. Avete fatto la respirazione profonda che vi ha rilassati e avete fatto la posizione dell'albero che vi ha tonificato le gambine e vi ha anche potenziato la concentrazione. Fatemi sapere com'è andata e chi ha vinto la sfida, vi raccomando. Alla prossima sessione. Baci baci!